Noi l'avvenire nostro quale sarà il domani? Noi siamo qua per una scadenza di contratto, vogliamo sapere dal Presidente il nostro futuro, sperando che lui oggi ci dia una risposta concreta. Noi vogliamo lavorare, è un diritto che l'abbiamo costituito e voglio capire perché il motivo non ci vuole dare questa prova, solo questo. Poi, avete già espresso le vostre perplessità dal punto di vista politico, cioè non volete beghe politiche? Ma a noi la politica in questo momento qua non ci interessa, né di destra né di sinistra, vogliamo sapere non solo tanto il nostro futuro, quello che sarà per il nostro avvenire. Noi purtroppo siamo persone che lavoriamo per 900 euro al mese e vogliamo sapere più o meno oggi o in giornata il nostro futuro, se ne rimaniamo ancora. Quanti lavoratori siete e che servizi, che lavori offrite al territorio? A noi al territorio offriamo servizi di manutenzione per tutta la provincia, sia nelle scuole e sia nelle strade. E facciamo un po' di tutto, dal giardinaggio alla manutenzione delle strade, in quello che si dà da fare. Cose che abbiamo fatto in questi 30 mesi di assunzione e stiamo facendo ancora, lavorando sempre, ma interrottamente. Noi non vogliamo sapere niente dei sindacati, di tutti, vogliamo lavorare. A noi non è un fatto politico, è un fatto di lavorare. A me della politica non mi interessa, voglio solo il mio diritto. Io ho problemi, siamo tutti quanti con famiglie e problemi seri a casa. Perciò il Presidente deve sapere solo questa realtà nostra. Vogliamo lavorare tutti senza fare nessun casino, è un diritto. Poi ci sono queste convenzioni che ci hanno firmato, che poi vi spiegherà meglio Luca, vieni qua, vieni. No. Ce l'hanno fino al 2015 e quindi noi già siamo inseriti in questo progetto, non capiamo perché non dovremmo continuare a lavorare, tutto qua. Anche perché è stato detto che la provincia e l'amministrazione sono a favore dei lavoratori della provincia e speriamo che ne tenga conto di questo.